ragazzi, benvenuti a questa terza puntata del mio corso di aerodinamica alle alte velocità. Nella scorsa puntata abbiamo visto che cos'è il numero di Mach e quali sono i principali regimi di volo per i corpi puntiformi. Ma non tutti i corpi sono puntiformi, anzi un aereo non ha un volume trascurabile, ha un suo volume ben definito e ha una forma ben definita. Quindi sostanzialmente non vale più la distinzione tra Mach subsonico, sonico e supersonico. Infatti, se noi andiamo ad analizzare il campo aerodinamico che si sviluppa attorno al velivolo, abbiamo delle sorprese. Immaginiamo quindi di avere un velivolo che piano piano sta aumentando la sua velocità. Quindi supponiamo che sia ad esempio a Mach 0,5. Se noi andiamo ad analizzare il campo aerodinamico attorno al velivolo e andiamo a, ipoteticamente, a calcolare la velocità relativa delle particelle rispetto al velivolo, vedremo che tutte le particelle sono a velocità subsonica rispetto al velivolo stesso. Ma man mano che il velivolo aumenta di velocità, quando arriva ad esempio a circa 0,8 Mach, quindi con un indice di compressibilità di circa 0,8, e andiamo ad analizzare la velocità relativa delle particelle attorno al velivolo, ovviamente queste particelle non hanno tutte la stessa velocità, ma stanno anche loro aumentando la loro velocità relativa, e ci sarà una particella che prima di tutte le altre raggiungerà un Mach uguale a 1, mentre il velivolo è ancora al di sotto del Mach 1, appunto circa 0,8. Ecco, in quel momento una particella del campo aerodinamico ha raggiunto un Mach 1 e quindi non è più incomprimibile, ma inizia a generarsi in qualche punto del campo aerodinamico un'onda d'urto. Il numero di Mach del velivolo, circa 0,8, si chiama numero di Mach critico minimo. Il velivolo continua ad aumentare la sua velocità. Ad un certo punto raggiunge il Mach 1. Se noi andiamo ad analizzare la velocità delle particelle attorno al velivolo, la velocità relativa, buona parte delle particelle saranno già in regime supersonico, una parte delle particelle sarà ancora in regime subsonico e il velivolo continua ad aumentare la sua velocità. Quando quindi il velivolo raggiungerà circa Mach 1,2 indicativamente, ci sarà l'ultima particella del campo aerodinamico che avrà raggiunto Mach 1. In questo momento, quando l'ultima particella del campo aerodinamico ha raggiunto Mach 1, il numero di Mach del velivolo, che è circa 1,2, viene chiamato numero di Mach critico massimo. Da quel punto in poi, tutte le particelle del campo aerodinamico saranno in moto supersonico. Quindi, per un corpo in volo di volume non trascurabile e forma ben definita, esiste una fascia, un range tra un numero di Mach critico minimo e un numero di Mach critico massimo, all'interno del quale le particelle del campo aerodinamico passano dal moto subsonico al moto supersonico. Questo regime di volo si chiama volo transonico. Quando siamo al di sotto del numero di Mach critico minimo, il volo è abbastanza stabile e ciò avviene sperimentalmente anche al di sopra del Mach critico massimo, ma nella fascia transonica il volo è tutt'altro che tranquillo. Cosa succede infatti all'interno di questa fascia? Beh, diciamo che aerodinamicamente si ha un drastico calo del CP, quindi c'è un calo drastico della portanza e c'è un aumento drastico del coefficiente di resistenza, quindi un drastico aumento della resistenza. Quindi un aereo che prima si trovava ad una certa portanza e ad una certa resistenza si trova improvvisamente senza portanza e con una grossa resistenza all'avanzamento e quindi tende a cadere. Ed è questo il principale motivo della difficoltà di attraversare il muro del suono, perché nel momento in cui ci troviamo incontriamo un incredibile aumento di resistenza e un drastico calo della portanza. È necessario quindi riuscire ad attraversare la fascia transonica più rapidamente possibile in modo da andare in moto supersonico, dove i coefficienti di portanza e di resistenza tornano ad essere stabili, ma non uguali a quelli del volo subsonico. Infatti il CP in volo supersonico sarà comunque più basso
del CP in volo subsonico e il CR in volo supersonico sarà comunque più alto del CR in volo subsonico. Tradotto in termini di efficienza significa che si è più efficienti in volo subsonico rispetto al volo supersonico. Il volo supersonico ha un'efficienza più bassa, è più dispendioso da realizzare. E anche con questa terza puntata abbiamo concluso. Nella prossima puntata andiamo a parlare un po' più nello specifico delle onde d'urto e del volo del suono. Grazie a tutti per avermi seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!